Buon pomeriggio a voi. Allora, io di solito su questo canale tratto temi di politica generale, però insomma la maggior parte di voi sa che io 2 mesi fa mi sono candidato con il partito Vita alle elezioni politiche nel collegio uninominale di Monza e Brianza. Quindi è chiaro che devo anche commentare quello che sta succedendo all'interno del Partito Vita. Vi avevo già raccontato del fatto che settimana scorsa a lasciare il Partito Vita era stato uno dei fondatori, e cioè Luca Teodori. E domenica, in un incontro che c'è stato fra gli altri 5 fondatori, hanno deciso di lasciare il partito anche Paolo Sensini e Maurizio Martucci. Ora io voglio fare una premessa, ne farò altre durante questo video. Qui nessuno mette davanti ad un plotone d'esecuzione chi che sia, e figuriamoci i 6 fondatori del partito Vita. Perché io riprendo quello che avevo avuto modo di sottolineare e rimarcare agli inizi di agosto. Queste 6 persone hanno avuto in questi 2 anni un percorso coerente, ci hanno messo la faccia, ci hanno messo sudore, fatica in questi 2 anni, e quindi avevano solo il mio rispetto e la mia riconoscenza. E ribadisco questa cosa, perché vedete, non tutti sono stati così coerenti. Molti politici, molti influencer che si sono affacciati in questi 2 anni hanno cambiato il loro modo di pensare, e qui niente di male, ma hanno anche cambiato le loro posizioni a proposito, ad esempio, del Covid, a proposito dei vaccini. Mentre, ripeto, questo non è successo per quanto riguarda i 6 fondatori di Vita. Questa è una questione politica, unicamente politica. Perché vedete, in un partito si discute di strategie, in un partito si discute di organizzazione, in un partito si discute una cosa fondamentale, della comunicazione. Ora, sono questi i temi che domenica scorsa, quando si sono incontrati, hanno voluto mettere sul tavolo Paolo Sensini e Maurizio Martucci. Gli errori commessi da questo punto di vista che ci hanno impedito di raggiungere un risultato ancora migliore. E anche qui io ribadisco quello che ho detto settimana scorsa, un po' in contrapposizione invece con quello che ha affermato Luca Teodori. Per me il risultato è stato un buon risultato. Oltre 200.000 che hanno votato Vita è un buon risultato, tenendo conto che noi siamo partiti i primi di agosto, non ci conosceva nessuno, anche adesso sono pochi a sapere chi siamo, in virtù del fatto che noi non abbiamo avuto accesso e non abbiamo accesso ai media, e siamo consapevoli che sono i media a così presentarci davanti all'opinione pubblica, permettendoci di parlare delle nostre iniziative, delle nostre idee, dei nostri programmi. Questo non è stato possibile. Ecco perché io lo considero un buon risultato. Poi però è di tutta evidenza che avremmo potuto fare meglio, perché invece sono assolutamente d'accordo che si sono commessi degli errori. E di fronte a questo, vedete, io ho parlato lungamente in queste 48 ore con Maurizio Martucci e Paolo Sensini, e non ho alcun dubbio sul loro racconto. Sono assolutamente convinto che corrisponde a quello che è successo domenica. Cugnal, Polacco e Barillari hanno invece ritenuto di non avere commesso degli errori tali che abbiano influito sul risultato elettorale, ma che l'unica cosa da fare era quella di chiudere con il passato e di guardare al futuro, al primo appuntamento importante che saranno le regionali nel Lazio. Qui io personalmente dissento,
dissento perché, vedete, io credo che dagli errori non si può che imparare, o si dovrebbe imparare per non commettere gli stessi nel futuro. Tra l'altro faccio un'altra premessa. Io, vedete, io non appartengo, non sono iscritto a 3V, non sono un dirigente di R2020, non sono stato un simpatizzante di No Paura Day. Questo perché lo voglio sottolineare? Per farvi capire che io assolutamente non sono prevenuto nei confronti di nessuno dei 6 fondatori. Tra l'altro, 4 su 6 non li avevo mai incontrati, durante questi 2 anni e mezzo. Avevo seguito i loro comizi, le loro manifestazioni. Gli unici che conoscevo erano Luca Teodori, che avevo tra l'altro intervistato un paio di volte. Luca Teodori era intervenuto anche ad un convegno dove io ero il presentatore e il moderatore, e conoscevo più di tutti probabilmente Edoardo Polacco, perché con l'avvocato Polacco ci conosciamo già dai tempi dei gilet arancioni, e perché Edoardo Polacco è intervenuto un paio di volte sul mio canale, anche perché io ho ritenuto di essere totalmente, e lo sarò sempre, dalla sua parte rispetto agli attacchi ricevuti da un certo Francesco Carbone, che sono assolutamente inaccettabili e che spesso hanno rasentato nei confronti dell'avvocato Edoardo Polacco la diffamazione. E su questo sarò sempre dalla sua parte. Ora però, vedete, detto questo, non si possono non riconoscere gli errori e voler semplicemente guardare oltre. Ma prima di parlare, di citare 2 o 3 errori, forse i più macroscopici, c'è un altro elemento che volevo rimarcare. Il fatto che Sensini e Martucci hanno proposto un confronto più allargato, come è giusto che sia, un congresso, e la risposta da parte dei 3 è stato che non era previsto, che non se ne parlava, che al limite si sarebbe fatto fra 1 anno. Inaccettabile questa posizione, non condivisibile. Ma veniamo ad alcuni degli errori più macroscopici. Vedete, lasciamo anche il fatto, durante la raccolta delle firme, che il risultato è stato buono. Io non ho enfatizzato, come hanno fatto tanti, questo risultato, perché 34 collegi su 49 alla Camera e 63 a 73 al Senato è un risultato che si poteva migliorare, poteva essere migliore. E aver perso, ad esempio, Lazio 2, una grossa potenzialità, è un fatto grave, e io lo imputo al lavoro che non è stato svolto, a delle mancanze sul territorio che ci sono state. Ed è evidente che più ha lavorato sul territorio, e chi è, ovviamente, anche da un punto di vista della propria dimora, sta in quei territori, avrebbe dovuto dare di più, e soprattutto quelli che erano candidati in quei collegi. Ma ripeto, questo non è la cosa principale o l'errore principale. Ce ne sono stati soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, e ve lo dice uno che, insomma, di comunicazione si occupa da 40 anni. Non li hanno commessi solamente i fondatori, no? Perché io vi ho detto, e ho avuto modo di sottolineare, che anche altre persone sono scivolate su alcune questioni. Adesso non voglio ritornare sul fatto di Stefano Montanari, perché ho compreso benissimo quello che lui voleva dire, l'assoluta buona fede. Nel suo caso ha confuso un articolo con l'altro, il 95 con 98, e probabilmente non ha tenuto conto che in quell'articolo si parla di politici, di magistrati. Ecco, questi non devono così invitare all'astensione, ma un normale cittadino lo può fare, e siccome gli influencer sono normali cittadini, noi non possiamo criticarli, anzi criticarli sì, ma non possiamo pretendere un intervento in questo caso della magistratura. Come vedete, io dico esattamente come stanno le cose, non guardando in faccia a nessuno. Cerco davvero di essere obiettivo nel giudicare le cose che sono avvenute, la gravità dei fatti.
Ma vogliamo parlare poi di quello che è successo sul palco di Milano il 27 di agosto? È la partenza della nostra campagna elettorale, dove per la prima volta si presentava il partito Vita, davanti tra l'altro a tante persone, considerando il fatto che dovevano ancora tornare molti milanesi dalle vacanze. Ora vedete, io posso anche andare oltre il fatto che il presidente, questo gesto, ok. Perché purtroppo i cretini in Italia sono ovunque, anche se un presidente deve stare attento ai dettagli, deve stare attento a tutto, specialmente nella comunicazione, che è anche la sua gestualità. Il fatto che invece sicuramente ci ha penalizzato è questa esternazione del presidente Sara Cugnal, che rivolgendosi alle persone che la stavano ascoltando, che ripeto, erano lì per lei, erano lì per i fondatori, erano lì per ascoltare il programma, si è rivolta a loro dicendo: votate per chiunque, l'importante è votare. Ora vedete, questo è sbagliato da un punto di vista strategico come comunicazione, perché in quel contesto tu devi invitare la tua gente a votare per Vita, devi invitare la tua gente a parlare di Vita ai loro amici, parenti, conoscenti, per portare sempre più gente vicino ai nostri progetti, ai nostri programmi e a votare per Vita. E c'è una cosa che forse è ancora più grave, che quando hanno fatto notare a Sara Cugnal che forse doveva chiarire quell'aspetto, Sara ha commesso, secondo me, lo stesso errore che ha commesso Domenica, di ritenere che fosse un errore marginale. E quindi non ha fatto nessun chiarimento in merito. Ecco, è lo stesso, ripeto, è lo stesso comportamento, secondo il mio personale punto di vista, lo stesso comportamento errato che lei e anche Edoardo Polacco e Barillari hanno tenuto domenica, di minimizzare degli errori. E caro Davide, vogliamo parlare sempre di comunicazione, perché è su quello che io voglio soffermarmi, perché è evidente che potremmo parlare anche di tutti i buchi per quanto riguarda l'organizzazione, secondo me solo in parte giustificabili col fatto che siamo nati il 1º agosto, solo in parte. E anche la comunicazione nei social, totalmente inesistente, si può dire. E questo è un altro aspetto che ci ha penalizzato, ma è evidente che gli errori commessi invece a livello di media nazionali hanno pesato molto di più. E allora, se in una circostanza ho avuto l'occasione di complimentarmi per come Davide Barillari aveva gestito la trasmissione, una trasmissione su Rai 3, dove lui aveva di fronte tre giornaliste e veramente se l'è cavata molto bene, devo dire che invece poi ha fatto un autentico disastro nella trasmissione Porta a Porta, incalzato da Vespa, che volutamente ha detto il falso, perché lui sapeva che non c'era scritto nel nostro programma, non si parlava di stato di polizia. Barillari non solo ha dimostrato di non conoscere il programma e quello che avevamo scritto, perché ha avuto il dubbio se ci fosse scritto oppure no, ma non ha sfruttato l'assist che gli ha dato Bruno Vespa. Ora io non pretendo che Davide Barillari, come faccio io, segua tutti i giorni i social, il web, le notizie, i giornali, i telegiornali, la televisione. E quindi è normale che magari non conosca certi fatti. Perché vedete, se io fossi stato al posto di Barillari, io avrei guardato negli occhi Bruno Vespa e gli avrei detto: ma è di tutta evidenza che lei ritiene che non siamo mai stati in uno stato di polizia, perché lei le regole non ha dovuto rispettarle. Sin dal giugno del 2021, dove ha inaugurato nella sua tenuta la Casa Vinicola, ospitando politici, ospitando uomini dello spettacolo, tutti senza mascherina, quando c'era l'obbligo della mascherina in quel periodo, e l'unico che portava la mascherina era il suo cameriere che serviva da bere ai commensali. Ma sarei andato oltre. Ma vi ricordate il famoso elicottero sopra questo individuo che era
sulla spiaggia con a distanza chilometri e chilometri deserto? E come non ricordare i poliziotti che inseguivano nei boschi le persone con, a passeggio con il cane, e tanti altri episodi? E quindi come non definire quello uno stato di polizia? Cioè, capite? Ora, chiariamoci. Nessuno ci prescrive di fare i presidenti, di andare a comunicare in Rai, nessuno. E quindi quando si commettono questi errori, bisogna, uno, riconoscerli per non commettere gli stessi errori nel futuro. Probabilmente in futuro non sarebbe corretto mandarci Barillari, perché Barillari è molto più utile in contesti diversi, in convegni, in congressi, dove lui può esporre quello che lui ha studiato, le sue idee, le sue iniziative, dove non ha un contraddittorio scorretto, incalzante da parte dei suoi interlocutori. E la stessa cosa riguarda Sara Cugnal. Cioè, se per Sara quella è una comunicazione che lascia il tempo che trova, ha minimizzato questa portata, voi capite che è giusto che gli altri pensano: beh, allora in futuro dove andiamo a parare? E se neppure ammettono che il presidente è stato assente, non solo perché non è mai andato in televisione e ci può stare, perché sappiamo Sara Cugnal cosa pensa della televisione dell'informazione nazionale che fa parte, e lei ha perfettamente ragione, del sistema, ma in qualche modo bisogna comunicare, ad esempio attraverso i social, attraverso il web, e Sara Cugnal è stata oggettivamente assente da quel punto di vista. Capite? Quindi non ammettere questo, non voler discutere di questo, non mettersi in gioco, perché poi a loro è stato anche chiesto di fare un passo indietro che loro non hanno voluto fare. Ecco, questo non è giustificabile. E quindi io accetto e ritengo pertinente il fatto che che Paolo Sensini e Maurizio Martucci abbiano deciso di uscire dal partito. Ma arriviamo alla conclusione. Ora vedete, questo però spero che non voglia dire che coloro che sono fuori usciti dal partito, e tra l'altro apro una delle tante parentesi di oggi, noi non dobbiamo dimenticarci di altri tre soggetti che sono stati, anzi quattro soggetti, una parte fondamentale del partito anche nel portare voti, e che sono usciti dal partito: Renato Olzaisen, Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Massimo Fioranelli. Questo ci deve far riflettere. Allora, tornando a quello che stavo dicendo, io mi auguro che queste sette persone, quindi tre fondatori fuori usciti più quattro, non vogliono semplicemente dire noi ce ne torniamo a casa, arrivederci a tutti, abbiamo scherzato. Ma io mi augurerei vivamente che continuino, magari insieme un percorso, che continuino il percorso di vita, magari con degli aggiustamenti, anche e soprattutto per quanto riguarda il programma. Oggi non voglio entrare nel merito perché sarebbe troppo lunga, ma un domani lo faremo, anche sugli errori che riguardano il programma, sugli aspetti organizzativi che si possono migliorare. Ma io continuerei questo percorso. Perché mica mi direte che è un fatto di simbolo. A proposito, per chi non lo sapesse, il simbolo appartiene a Sara Cugnal ed Edoardo Polacco. Ma voglio dire, un simbolo che non conosce nessuno, capite che anche non averlo, cioè, non è che complica la strada ad un nuovo progetto. E quindi io mi auguro vivamente che questo possa avvenire anche e soprattutto per le tante persone che si sono impegnate, volontari, candidati, le persone che ci hanno votato, che meritano che questa strada continui. E poi, ovviamente, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.